Allora, iniziamo subito con il mister Alfredo Dattolo, parliamo un po' del bilancio di questa stagione, iniziamo da qui. Ma altalenante si potrebbe dire, l'inizio campionato è stato male, mentre nel ritorno la squadra è cresciuta moltissimo e ha espresso un buon gioco e ha giocato bene. Quindi ovviamente da qui si deve ripartire, parliamo con il direttore sportivo Vania Dattolo, bisogna ripartire, quali le prospettive per il prossimo anno, dove ci si vede tra un anno, insomma un po' presto per dirlo, però l'importante è avere degli obiettivi da raggiungere. Quello sicuramente, sinceramente vogliamo mantenere il gruppo perché sono tanti giovani, nonostante non abbiamo alle spalle un settore giovanile, sono tanti giovani del paese che si sono ritrovati tra di loro, quindi cerchiamo di tenere appunto questo gruppo giovane con anche gli anzianotti, diciamo, e poi cercheremo di portare nuova gente e avere degli inserti giusti per migliorare la squadra. Mattia Testori tra i giocatori un po' più rappresentativi della squadra, quindi partiamo anche con te da un bilancio, è vero, è stata una stagione un po' altalenante, che cosa è mancato? Ma guarda, abbiamo pagato forse l'inverno dove ci allenavamo diciamo in quattro gatti e essendo anche un po' giovani magari sai la testa a volte c'è, a volte non c'è, però da gennaio in poi ci siamo messi diciamo in riga e quindi abbiamo recuperato, abbiamo fatto un bel ritorno, ecco. Appunto lo stiamo un po' chiedendo a tutte le squadre, qual è la partita da ricordare più di tutte le altre, quindi dato che è stata anche una stagione altalenante, qual è la vittoria da ricordare? Guarda, sinceramente non te lo saprei dire, si può parlare di rivincite più di vittorie con quasi tutte le squadre, perché comunque l'andata bene o male abbiamo perso con tutte, quindi c'è poco da... al ritorno, a parte le prime tre, le abbiamo battute tutte, quindi diciamo che tutte le vittorie del ritorno sono importanti, non ce n'è una in particolare. Quindi ovviamente da qui bisogna ripartire con la stessa grinta che vi ha consentito di rimontare. Per forza, perché oramai sono tanti anni che siamo insieme, credo anche che sarebbe giusto, ce lo meritiamo di ottenere qualcosa di più. Bene, grazie mille, in bocca al lupo quindi. Grazie.